Ciao di me. Sta già andando. Sì. Allora inizia. Inizia. Io ero lì così. Sì. Vabbè, ciao di Vette. E ciao di Vetti. Allora, questo è un video che sarà demonetizzato, ma noi cercheremo di non farlo demonetizzare troppo. Usando parole. Esatto. Questo è un video di domande hot. Di domande hot con Issima. Aspetta che le vado a recuperare. Mentre lei le recupera, okay, perché domande hot? Perché ragazzi, lo dico anche a voi, hotissima la mia ex rubrica super famosa sul sesso, me l'ha creata lei. E quindi ci siamo ritrovati, anche tubissima e... ottissima per prima, prima ottissima, okay. Sì, prima ottissima, poi dopo tubissima. Ci siamo ritrovati e abbiamo chiesto ai suoi follower su Instagram, tra l'altro seguitela e seguiteci, e seguitemi, di fare delle domande super hot per super tornare hot, un po' a tema tubissima, ottissima, quindi abbiamo un'ottissima, sacrifico io il mio canale, tanto è già sputtanato. E quindi va bene così. Allora, iniziamo. Non dire parolacce, mi raccomando, sennò. Con le domande hot. Hai mai sentito così male durante un rapporto da dover smettere? Io tutte le volte. Tutte le volte. Ma aspetta. Ah, te dici davanti. Davanti, sì. Mm. E io dietro, sì, uguale. Beh, è l'inizio. La prima volta che fa male perché si deve fare strada, poi dopo la passeggiata. Anzi, confermo. Confermo. Fa male. Poi dipende anche da quanto lo fai, tipo ora io nulla, quindi il prossimo mi ammazza. Allora, vi è mai capitato qualche sconosciuto o familiare che vi abbia visto parti intime? Familiare no. Sconosciuti, dipende cosa intendono, nel senso che ti veda Daniel. Non lo so, ma tipo io vado in un bagno al bar, non chiudo bene la porta. Quello a me è capitato. Tipo quello. Sì, quello a me è capitato, però familiari no, sinceramente. Familiari no, io mi vergogno. Oddio. Ti piace fare i... quelli? I pi? I pi, chiamiamoli. A me no. Cosa? Schifo. E poi c'ho lo schiavo Marinaro. Io esco. Ma allora non ti hai detto una parola e poi c'ho lo schiavo Pombinaro. Scusa. Che nel caso c'è lui che interviene e... No, ma Ali, ma come si fa? Ma i pi sono bellissimi. Cioè, vabbè, è un arate. A me sì, ovviamente. Se avete mai pensato di far sesso con l'altro? Cioè io con te, tu con me. No, perché io ho la faiga e quindi non è. Nel senso, magari in un'altra vita quando sarò etero. Anch'io sinceramente, senza offesa, ma... No. Ti immagini. Allora. Sì, brava. La pratica sessuale che preferite? Ma intendi... Non so, non posizione, pratica. No, pratica. Io, vabbè, il ball busting, se si può definire pratica sessuale, lo è. Io sono un po' più comune, nel senso, non faccio cose molto difficili. Cioè, io faccio le posizioni, facevo. Ok, e la posizioni strane. Posizione non la posso far vedere. Cioè, forse posso farla vedere. Praticamente, vado un po' fuori. Sono nel... c'è il divano, puoi andare un po' di lì, se non ti prendi, te ti metti così, vai giù con la schiena così, e la madonna, e stai così, e poi metti le gambe larghe così, e l'uomo qui, che fa quello che deve fare, insomma, mi sono snodato, vedi? Qual è il posto più strano dove avete fatto sesso? Io al cimitero. Io nella strada davanti casa sotto il lampione. Non è molto strano, però ti vedono tutti. Hai mai fatto sesso a tre? No, ti ho detto nel video con Mia. Sputtano. Ma bisogna essere sinceri. Sì. Sì, una volta. Oh my god. Non lo farò mai più. Hai mai fatto cose sconce con un altro youtuber? No. Con me ovviamente ieri sera. Ah, beh.
youtuber donna, sì, quella è ieri. Esatto. Ma te non hai risposto però. No, no, non ho fatto, vabbè, io e te ieri sera. Oltre quello? No, non c'è mai nessuno. Questa è una domanda spettaculessa. Sì. C'è stato qualche youtuber maschio che magari ti ha scritto che ci provava con te, che ci ha provato? Mr. Hyde. Volevo piantargliela nel deretano con lo strapone. Che schifo. Non girerai mai una scena porno. Ah, per te questa. Vabbè, anche per te può essere. Oh, scusa. No. Vabbè, ma quelle casalinghe. Ma quelle casalinghe non credo conti. Penso intenda scena porno. Che poi va online. Sì. Penso di no. Non lo so. Bad. Non credo. No. Dipende cosa si intende per porno. Cioè, dipende cosa si fa. Però scena tradizionale. Non credo proprio. A meno che non mi diano 1 milione di euro in quel caso. Per 1 milione sì. Per 1 milione la do. Ma non è tanto darla, è che poi vai in internet. Sì, però per 1 milione che mi frega. Vabbè, facciamo 2 ormai, ci sono, perché poi le tasse. Questa è bella. La vostra reazione alla prima volta. Inizio. Io voglio sapere la tua. E niente, io non capivo bene, cioè non capivo, perché comunque anche prima di farlo veramente avevamo provato. Sì. E quindi non entrava, ha detto. Ah, ok. Quella volta lì che poi è funzionato. Esatto. Però io non capivo bene la sensazione, no? Mm. E quindi quando poi è finita, gli ho chiesto, ma era dentro? Oh mio Dio, poverino! Ma non gliel'ho chiesto per volerlo umiliare, era proprio una domanda vera, ma cioè, abbiamo scopato, gli ho detto, ma era dentro? Beh, e lui? E lui si è messo a ridere, sì. Ti immagino. Te renditi conto che quando dici a un uomo ma era dentro, lo ammazzi psicologicamente. Beh, se lo merita tanto. È vero. Io la mia reazione è stata, ahi che dolore, oh mio Dio no, ma se è così non lo farò mai più, ma perché non sono etero? Questa è la mia reazione. Ecco, ok. Della prima volta. Perfetto. La seconda uguale, la terza idem e poi. E poi, poi. La cosa più sporca che avete fatto a letto? Quello a tre, posso dire. Io cose sporche a letto non ne ho fatte, però nel fetish ne ho fatte di tutti i colori. Devo dire, la cosa più estrema, un fisting a 2 mani. Sullo schiavo, ovviamente. Sì, sì, e non era anche. Ah, meno male. Non era, però ci possiamo lavorare anche con anche. Sì, sì. Però ho fatto un fisting. Ma come? Ma proprio questo unghie? No, avevo le unghie. Ah, perché se no che male. Tra l'altro era la mia prima volta che facevo video con uno schiavo e mi sono immersa. Ma fino a quando entra? Fino a qua è entrato così. No, però poi quando la levi... Cioè, il deretano non... Madonna, ti immagini, poverino, non sentirà più nulla qui. No, ma era spanato già, era un esperto di... Ah, la prossima volta al piede. Sì, col piede, esatto. Avete mai fatto una cosa a tre, l'hai già detto, sì. O un'orgia? Un'orgia. No, l'orgia no. L'orgia ti manca. Invece no. Io ho fatto, cioè, un'orgia non l'ho proprio orgia, però ho fatto tipo un'orgia con gli schiavi, se così si può dire, in cui c'eravamo più mistress, più schiavi, e gli schiavi venivano... Orgiati. Okay. Orgiati in the S. Oddio, mamma che male. E voi eravate lì? Noi che li orgiavamo. Ah sì, allora sì, dai, questo. Può essere una specie di orgia. Non come la intendano loro. Vi è mai capitato di ingoiare... latte di cocco. Esatto, con un sapore orrendo. Vi amo. Diciamo che io non ingoio. Beh, magari assaggiato. Però può capitare. Ah, io non ho mai neanche assaggiato, quindi. Ma come no? No, che schifo. Ah, perdonate, non ti piace. Che schifo. Ma cioè, ma
Io non ci credo, ma come che schifo? Cioè, che schifo. Ma... Sì, comunque sì, perché va in base a quello che mangia l'uomo. Vi bacereste con la lingua? Ma noi due? E in tanti ci hanno scritto, sì, limonate. Io non ho problemi. Non allora, penso. Noi limonare magari no, però un bacio. Però possiamo dare un bacino. Un bacino. Anche perché così provo le labbra. Andiamo a mo' di inquadratura. Io mi giro di qua di solito, io sto così. Ok. Io sto di qua. Ok. Cioè, ragazzi. No, il rossetto tuo. No. Ma hai lasciato il rossetto. È una tinta labbra. Adoro. Ho baciato la tinta. C'è caldo. Sono diventato etero. Wow. Da quando è che non bacio una donna? Avevo 17 anni. Oh, sono 10 anni. 10 anni. È il mio decimo anniversario. Ho ribaciato una donna. Oh mamma, ragazzi. Vai. Poi mi riprendo. Durante l'atto sessuale vi piace fare giochi di saliva lingua? Sì. Cosa che significa? Cioè. Allora, la. No, non credo intenda limonare. No, io penso. Credo intenda sputarsi in bocca. Oh, però. O fare. Lingua. Io penso più sia. Tipo, te metti lo stupino qui e ti fai vedere. No, quello no, non mi piace nemmeno me. Che schifo. No. Che poi, vabbè, che schifo. Comunque, alla fine è sempre saliva. A te, quando limoni uno, la sua saliva è quella. Sì, però fare pure il giochino. Ma guarda che moralista. Ma non sono moralista, sono schizzinosa. No, sì, effettivamente no. Ti faresti mai un piercing sulla vagina e issima sul membro? Paisello? Dipende dove. No, io no, perché ho paura dei piercing, non li faccio da nessuna parte, tantomeno lì. Non fai bene perché fanno male caldo. No, io proprio mi fa paura. Allora, se lo intendono, tipo questo è il membro, qua, no, sulla... te lo scordi proprio, no. Però magari mi piacerebbe sotto, tra le palle. Sai che pezzo lì. Però poi non lo vedrebbe nessuno. Un piercing dei coglioni. No. Sai, fare lui, quando il calcio nelle palle col piercing. Facciamo fare ad ambo. Proverai te. E poi mi dirai se fa male o se magari diventa sim... tutto... No, non lo voglio. Qual è la vostra arma di seduzione? Amore, ma che seduco? Io non seduco, perché non sono sexy, non sono nulla, e quindi... Magari... Non sei sexy. Ma sei scema, a me non mi riesce. Sei sexy. No. Fammi un tutorial di sexitudine. Ma io sono sexy? Sì. Io non faccio niente per sedere. No, io ieri quando... Che dice sì. Io ieri quando ti ho visto fai video ho fatto no, ce l'ho così io. A parte poi il dolore, però ho detto wow, così io intendo quello. Cioè, ok, però mio... non è, cioè, non faccio niente per sedurre, quindi. È un'attitudine la tua. Sì, non saprei, sono sexy inside. È così, visto? Poi. Io però non ce l'ho. Avete mai fatto pem con qualcuno che avevate appena conosciuto? Vabbè, ma che domanda è? No! Ovviamente sì, certo, no. Io no, sì. Come sì. Io no. Amore, sono gay. Tutti che lo c'entra? Fanno. Lo appena conosciuto vuol dire tipo in serata? Sì. Sì. Ah. Ma prima è stata la vendetta quando il mio ex primo ex fidanzato mi aveva lasciato, io poi io, ero triste in primo sai che io sono quasi vergine. Poi faccio i doppi fisting però li fai esatto. Vabbè, però io sì. Ah, sono finite le domande. Di già, sì, sono finite, cioè ci sono altre ma sono troppo sono tipo troppo pornazzi da You Power proprio. Oh mio Riccardo, ho baciato la diva del tubo.
che no. Comunque, nulla. Pensavo che la salina ti piacesse. E invece no. Schiavo si sta appropinquarsi. Quindi lui si sta verso lo stop perché sa che siamo alla fine del video. Esatto. No, allora voi dovete capire, ragazzi, io non posso fare la pubblicità muscarella. È due giorni, no? Che siamo qui, è due giorni che si sta insieme. Boh, la mia sorella. È vero, io adoro. Ormai la mia sorella. Che poi, poverina, ieri che io ero sono arrivata alla stazione, non mi hanno fatto fare il check-in e tutto. Arriva, ho che fa l'abbraccio, non l'abbraccio perché puzzavo l'animo. Non è vero, puzzavo. Che figura di merda, mi rendete conto? No, non è vero. La prima volta che vedo la diva. Però insomma ci siamo trovati, sì. E quindi io spero poi di rivederci molte volte, molto, insomma, molto. E poi possiamo fare anche molti altri video, esatto, che potete decidere anche voi. Basta che ce lo scrivete qua sotto, esatto, scrivete le vostre richieste. Mettete mi piace soprattutto, ovviamente, a questo video. Ovviamente. Così sappiamo che ci volete insieme, esatto, e possiamo fare molti altri e siamo anche molto più invogliati, esatto, a farli, no? Bene. E poi concludi te, perché... Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video e scrivete sotto le vostre esperienze... sessuali. Da messaline e messalini. Dato che noi ci abbiamo messo la faccia, almeno voi metteteci le dita. Esatto, bene. Dita, tanto siete anonimi, nel senso, hanno il nickname. Infatti. E nulla, per oggi è tutto. Ciao ragazzi, ciao. Un bacio, ciao.